Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. Ascoltiamo insieme i principali titoli del nostro telegiornale. Castrovillari, furto nel palazzo comunale. Fondi per la viabilità, la rabbia del presidente della provincia di Vibo Valentia. Catanzaro, presentato in questura il bilancio sociale 2018. Calcio, Crotone rinforza l'attacco, ma il mercato non è ancora finito. E lo avete sentito dai nostri titoli, apriamo con la cronaca. La scorsa notte a Castrovillari dei ladri si sono introdotti nel palazzo comunale rubando monitor e tastiere PC. Il furto è stato scoperto dall'usciere comunale questa mattina nel momento dell'apertura. Ignoti la notte scorsa sono penetrati nel palazzo comunale di Castrovillari. I ladri, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbero entrati dal piano terra nel palazzo di città, facendo visita nelle stanze di alcuni uffici e asportando monitor e tastiere dei computer. Il furto è stato scoperto dall'usciere comunale questa mattina nel momento dell'apertura. Sul posto, guidati dal vicequestore Leonardo Papaleo, gli uomini del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno visionato, accompagnati dal sindaco Mimmo Lopolito, dal segretario Angelo Pellegrino e dagli assessori Maria Silella e Dario D'Atri, insieme con alcuni agenti della Polizia Municipale, i vari ambienti percorsi dai ladri, rilevando tutto ciò che può essere utile all'indagine e scoprire gli autori del furto. Ha suscitato indignazione e rabbia la notizia che alla provincia di Vibo Valentia il governo ha stanziato una cifra di soli 300.000 euro per la sicurezza delle strade provinciali a fronte dei milioni destinati alle altre province. Vibo Valentia ultima non solo per le varie classifiche nazionali, ma anche per il governo, che ha stanziato solo 306.000 euro a fronte dei milioni di altre realtà italiane per la messa in sicurezza delle strade e delle scuole del territorio. Da quando è apparsa la notizia, un coro unanime e bipartisan di indignazione si è sollevato da tutto il territorio, tanto che il presidente della provincia, insieme all'assemblea dei sindaci, ha deciso di redigere un documento di protesta da consegnare al prefetto di Vibo Valentia affinché interceda con l'esecutivo nazionale a tutela dei cittadini che percorrono le strade provinciali e giunte ormai a livelli minimi di sicurezza. Viene contestata anche la metodologia di individuazione dei criteri scelti che penalizzano quelle realtà, come quella vibonese, che si trovano in dissesso e alle quali non è permesso di riappianare i debiti, malgrado siano in grado di farlo, in quanto le entrate dell'ente ormai sono superiori alle uscite. Questo è un dato che è sinceramente sconcertante. Io ritengo che sia un'ingiustizia commessa nei confronti della provincia di Vibo Valentia, perché altre province hanno avuto molto più di noi e l'unica provincia d'Italia ad avere una somma al di sotto di 1 milione di euro. Perché tutto ciò è potuto accadere? Ritengo che sia l'errore sia nella fase iniziale, quando il governo ha scelto i criteri di ripartizione di questi fondi, perché sono dei criteri assurdi, anche perché se la politica del governo è di adottare il reddito di cittadinanza per i soggetti che non hanno la possibilità, la stessa misura doveva essere adottata anche per quelle province che oggi sono in difficoltà. A questo punto si può fare qualcosa? Ieri per la prima volta tutti i sindaci della provincia di Vibo Valentia si sono riuniti nella sala consiliare della provincia e insieme abbiamo deciso di portare avanti una battaglia di civiltà e di dignità attraverso un documento che a breve sottoscriveremo e lo daremo in mano al prefetto di Vibo Valentia, il dottor Giuseppe Gualtieri. Ma c'è qualche speranza per risollevare le sorti di questa provincia? Io ci spero, ci sto lavorando affinché questo si possa ottenere. Però vorrei dire una cosa, i 300.000 euro ormai sono un decreto e quindi difficilmente riusciamo a risolvere questo problema, ma io chiedo che il governo ci dia la possibilità di approvare un bilancio, non chiediamo soldi, ma chiediamo solo la possibilità di approvare un bilancio dove la provincia ad oggi ha più entrate che uscite e questo deve essere una volontà, perché noi siamo andati al Ministero, ci avevano promesso che questo emendamento presentato pure dal senatore Mangialavori venisse accolto ed invece ci siamo ritrovati in mano un pugno di mosche. A Catanzaro presentato il bilancio sociale 2018, circa le operazioni svolte e i risultati ottenuti dalla polizia del capoluogo calabrese. Questa mattina il questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, insieme ai funzionari e al personale, ha presentato il bilancio sociale sui risultati ottenuti nell'anno appena trascorso. Certo, lo vedete dalla tabella, effettivamente i reati contro il patrimonio un po' a Catanzaro sono stati sicuramente in aumento nel 2018 rispetto al 2017, ma noi abbiamo una piaga alla quale stiamo cercando di mettere mano e speriamo di riuscirci con la determinazione che abbiamo dimostrato finora.
Però io vi ripeto, come vi ho detto già ieri, lì è un discorso che non è solamente di divise, lì è un discorso in cui si devono vedere tutti gli attori istituzionali, ognuno per la sua parte di competenza ci deve andare a mettere mano. L'incontro si è svolto nella sala conferenze del centro polifunzionale della Polizia di Stato. Il questore di Ruocco ha ribadito che la sicurezza non è solo un discorso di diviso di magistratura. Determinati risultati si ottengono grazie al contributo e alla collaborazione di tutti. La verità è che Catanzaro, rispetto alle altre questure e agli altri territori della Calabria, ha una particolarità. La cosa strana, per esempio, per chi viene da fuori è vedere come ci sono pochissime chiamate al 113. Non ci sono giornate in cui si sta per radio, io domando al mio autista: ma la radio è accesa? Sì, è accesa. Stiamo zitti per ore intere. Perché? Perché un po' si chiama poco, ma un po' effettivamente questa criminalità calabrese è un po' particolare, perché è una criminalità che non va ad incidere tanto nell'immediatezza del reato, ringrazianti Dio da una parte, no? Quindi non registriamo omicidi se non quelli che abbiamo visto, che comunque abbiamo risolto e stiamo risolvendo anche con deleghe di indagini omicidi nell'ambito distrettuale che risalgono ad anni or sono. È una criminalità particolare perché è una criminalità che sta nelle alte sfere, è una criminalità molto pervasiva all'interno del sistema economico, all'interno della politica, quindi è qualcosa che non si vede. Alla presenza di circa 60 associazioni appartenenti al mondo del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione, si è svolta una riunione del forum del terzo settore di Vibo Valentia, che ha definito gli orientamenti del forum che dovranno portare all'elezione del nuovo direttivo e del portavoce provinciale. Dopo la riforma, il terzo settore sta muovendo i suoi passi per riorganizzarsi territorialmente in base alle nuove normative. E anche Vibo Valentia si sta indirizzando in tal senso, proprio riunendo le associazioni appartenenti al mondo del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione, che già da tempo collaborano e si coordinano attraverso l'ottimo lavoro svolto dal Centro Servizi di Volontariato e che ora hanno definito gli orientamenti del forum, non dimenticando le attività svolte negli anni passati e indicando il programma delle attività da realizzare nel 2019. Nell'ultima riunione è stata evidenziata la necessità della continuità e dell'implementazione dell'azione con l'aggiornamento del patto costitutivo e dello statuto secondo l'indicazione del forum nazionale e anche di quello regionale e alla luce della riforma legislativa del terzo settore che porteranno all'elezione di un nuovo direttivo e al portavoce del forum provinciale, fino ad ora retto dal reggente delegato Giuseppe Conocchiello. Per agevolare questo percorso è giunto a Vibo Valentia Giuseppe Apostoliti, portavoce del forum di Catanzaro, nonché dirigente del forum regionale. Partiamo quasi da zero, ci sono degli ottimi responsabili che fino ad oggi hanno guidato il forum, però abbiamo necessità di rafforzarci ancora di più, perché le presenze su questo territorio, che è uno dei territori più devastati che abbiamo nella nostra regione, c'è necessità di compattarci ancora di più e di avere presenze ancora maggiori, specialmente adesso. L'incontro di questa sera ha evidenziato che sul territorio l'attività non si è mai fermata e che c'è voglia di lavorare. Ma sicuramente, abbiamo grossi ritardi noi in Calabria, basti pensare che sono 18 anni che aspettiamo la riforma del welfare e ancora siamo in attesa. Siamo la regione più povera d'Italia e i comuni ancora hanno problemi per come andare a fare i pagamenti, a chi pagare e via discorrendo. Difficoltà enormi che non sono solo su Vibo ma sono su tutto il territorio regionale, sono pochi gli ambiti territoriali che bene o male stanno iniziando a funzionare e hanno capito il ruolo che deve avere il forum del terzo settore, che da luglio scorso è l'unico organo istituzionalizzato che riconosce la pubblica amministrazione, che è riconosciuto dalla pubblica amministrazione. Ma non si rischia in questo modo di commercializzare il volontariato? No, il volontariato fino ad oggi continuerà ad esserlo sempre di più, è una grande risorsa. È un esercito e lo abbiamo visto in tutti i modi, in tutte le maniere, l'abbiamo visto immerso nel fango, in mezzo alla neve, dappertutto, non è una, ma non solo il volontariato, ormai quando parliamo di terzo settore parliamo di tutto un mondo che ci circonda, il volontariato è una parte del terzo settore, ma ci sono le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le imprese sociali.
facciamo ormai massa critica per poter vincere e poter riscattare questa nostra regione che in questa fase qua particolare ne ha grande necessità. L'Istituto Lopiano di Cetraro incontra l'astrofisica Sandra Savaglio contestualmente al progetto di alternanza scuola-lavoro. Una vera e propria lezione accademica, quella tenuta dall'astrofisica Sandra Savaglio agli studenti del Liceo Scientifico Istituto Superiore Lopiano di Cetraro. Una platea attenta e affascinata dall'argomento, le onde gravitazionali, la più grande scoperta scientifica degli ultimi anni. 40 anni di ricerca perfettamente sintetizzate dalla scienziata che slide dopo slide è riuscita a rendere comprensibile uno dei grandi misteri dell'universo. Lo spazio e il tempo è sia il palcoscenico sia il coprotagonista di tutte le cose che succedono nell'universo. Ma Sandra Savaglio è la scienziata di fama mondiale, quella della copertina del Times, ma nata e formatasi a Cosenza, specializzata nell'astrofisica delle galassie distanti, dell'arricchimento chimico dell'universo e dei fenomeni esplosivi, sente in se stessa tutta la fierezza di appartenere a questa terra. Francia, Germania e Stati Uniti sono i paesi in cui ha ritrovato quell'entusiasmo perso qua in Italia e ora che è rientrata insegnando astronomia e astrofisica all'Università della Calabria, diventata esempio del processo inverso della cosiddetta fuga dei cervelli, incoraggia gli studenti e soprattutto le studentesse a non tradire i propri sogni e il proprio entusiasmo, quell'entusiasmo che è la molla fondamentale per affrontare le sfide della ricerca ma del proprio futuro in generale. Sarà una lezione sulle ultime scoperte che riguardano la relatività generale, la teoria sviluppata splendidamente da Albert Einstein un secolo fa, che prevede l'esistenza di queste onde gravitazionali che sono state scoperte per la prima volta nel 2015 e oggi parlerò in particolare di una scoperta fatta nel 2017 che riguarda le onde gravitazionali che ha visto l'Italia protagonista. Questi incontri servono anche alla platea, soprattutto di giovani, per risvegliare quello che lei definisce l'entusiasmo verso la materia, verso l'astronomia, l'astrofisica, ma anche in generale l'entusiasmo per affrontare il futuro. Sì, e vedere che queste cose che sembrano super complicate, super belle e super impossibili da raggiungere, in realtà sono cose che si possono fare anche qui all'università. Un telescopio che c'è in Sila, a Savelli, si spera verrà preparato per fare delle osservazioni scientifiche che riguardano le onde gravitazionali. I telescopi non possono guardare le onde gravitazionali, però possono guardare le sorgenti da dove arrivano le onde gravitazionali. In Sila si può fare meglio che in altri posti. A Catanzaro, con il formale affido delle chiavi, l'ex educandato è stato consegnato all'Accademia delle Belle Arti. È stato ufficialmente affidato questa mattina dal sindaco Sergio Abramo il palazzo dell'ex educandato all'Accademia delle Belle Arti attraverso la consegna formale delle chiavi dello stabile a completamente ristrutturato. Sì, come avete notato i lavori sono finiti, ma sono finiti già da fine agosto. Ci si confonde spesso con le carte amministrative perché per avere poi il certificato di agibilità, siccome ci è stata chiesta dalla stessa Accademia, perché la luce, come avete visto, è già collegata, però ci è stata chiesta una potenza maggiore e dobbiamo prevedere quindi una nuova centralina per potenziare la luce e naturalmente finché non è realizzata non possiamo dare il certificato di agibilità, ma che arriverà fra qualche mese. Nel frattempo però c'è stata richiesta da parte dell'Accademia di consegnare i locali per cominciare a prendere le misure per i mobili e soprattutto chiedere un finanziamento al Ministero per avere questi arredi, perché un locale così bello, un palazzo così bello va arredato anche in un certo modo. E l'abbiamo consegnato, oggi consegniamo le chiavi aspettando che poi fra due mesi ci sia l'agibilità. È sicuramente molto importante, intanto che gli studenti svolgano la loro esperienza guardando il bello e anche pensando alla storia, perché poi questo è un edificio che ha un'identità storica anche importante per la città di Catanzaro. E poi è anche significativo portare gli studenti nel centro, nel cuore della città, perché le città devono vivere in ogni angolo e attraverso varie dimensioni e sicuramente il fermento dei giovani che studiano nell'Accademia potrà anche arricchire di nuovi sguardi, più consapevoli forse,
le idee, la progettualità che vede al centro la città di Catanzaro. Noi come regione stiamo sostenendo molto l'alta formazione, e anche per quanto riguarda l'Accademia ci sono progetti importanti, perché devo dire che loro hanno una bella capacità di partecipare ai bandi e quindi poi risultano vincitori. Quindi c'è tutto un fermento intorno a questo mondo che mette al centro la cultura, ma mette al centro le arti, che sono, diciamo, un ambito importante anche nella quotidianità della persona che dell'arte non fa una professione. E passiamo alla pagina sportiva. Crotone, in attesa degli ultimi colpi di calcio mercato, sono arrivati i rinforzi in attacco. Ultime battute per quanto riguarda la finestra di gennaio del calciomercato e ultime speranze anche per i tifosi di vedere rafforzata la propria squadra. Sono stati senza dubbio diversi e importanti movimenti in casa Crotone. Nelle ultime ore, in attesa di qualche colpo di coda, la società pitagorica ha ceduto all'Argentinos Junior l'attaccante Spinelli, ma soprattutto si è assicurato due nuovi giocatori che sicuramente potranno dare una mano al reparto offensivo, ovvero lo sloveno Samuel Mraz e Stefano Pettinari. Per quest'ultimo un ritorno a Crotone dopo circa 4 anni. È abbastanza semplice, insomma, il motivo che mi ha spinto a tornare. Questa è casa mia e non ho esitato tantissimo quando c'è stata questa opportunità. Sì, sicuramente in questi 4 anni sono cambiate diverse cose. Io ho seguito la squadra e ho gioito quando c'è stato, insomma, il passaggio in Serie A e anche la salvezza. Vedere questa situazione da fuori era quasi inspiegabile, vedendo i giocatori presenti e un po' conoscendo anche la situazione. Io sono qui appunto per cercare di dare una mano e uscire al più presto da questo momento un po' particolare. Ma tutto alla grande, sì, io conoscevo già Benali, siamo stati insieme a Pescara, ho giocato anche con Mario Sampirisi e da questo punto di vista dell'inserimento non ci saranno assolutamente problemi. E niente, il resto lo dirà solo il campo. Sì, non è che mi sento a casa, qui sono a casa sicuramente, per me è una grande responsabilità indossare questa maglia e la cosa... questa è una cosa importante perché sicuramente io farò di tutto per dare una grandissima mano e, come ho detto prima, e tirarci fuori subito da questa situazione un po' complicata. Ed anche per questa edizione è tutto. Io, prima di salutarvi, vi ricordo come sempre di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie per averci seguito e tutti voi una buona serata.